dove il mare c'era incontrano il cuore, montagne e pianure toccano il cuore, è la Calabria a raccontare storie magiche da non scordare. Calabresano, vieni con noi, sapore e colori, viviamo di eroi, con Marco la guida esploriamo la via, tra arte, storia, risate e magia. Nei borghi antichi c'è vita e calore, artisti dipingono passione e amore, piatti fumanti che sanno di casa, un viaggio nei sensi che mai si riposa. Calabresando, vieni con noi, sapori e colori, viviamo di eroi, con Marco la guida esploriamo la via, tra arte, storia, risate e magia. Antichi c'è vita e calore, artisti dipingono passione e amore, piatti fumanti che sanno di casa, un viaggio nei sensi che mai si riposa. Calabresando, vieni con noi, sapori e colori, viviamo di eroi, con Marco la guida esploriamo la via, tra arte, storia, risate e magia. Bella figliola, ti vorsi incontrare, tutta una volta te vorsi canuscire, ti vitti in tana sera di bella stagione, onde più facile mi si senti l'amore. E fu così che non ti lo mandai a dire, e di persona io ti vinna a cercare, perché da subito trasisti dentro cori, mi travolgisti come l'onda di lumari. Bella d'estate, così più bella ancora, bagnata d'acque mari sotto sulle sutta luna. Bella d'estate, mi facisti innamorare, cu chissà facci tu c'è si capitti chi ne sai. Bella d'estate, così tu la mariola, te rubasti lume cori dalla notte luna china. Bella d'estate, la stagione di l'amore, chi mi resterà per sempre in dalla mente e dal cuore. Calabrese, dici che scendi ogni anno solo per un mese, pure sti l'anno vivi in un'altra città, ma lo tuo cuore bello d'assi sempre ca. Mentre cammini e ho sentito profumo. E ben ritrovati amici, ben ritrovati a questa nuova puntata di Calabresando, un'altra puntata piena di allegria, piena di amicizia, piena di bei sapori, colori, ma io però, cioè, non capisco dove è andato a finire Mark. Ho un dubbio, visto che l'altra volta sono stata io a farmi attendere, secondo me anche lui oggi me la sta facendo pagare. Vediamo, vediamo dove è andato a finire Mark. Ma io dico, Mark, non c'è, Mark. Ragazzi, veramente, adesso come facciamo a fare questa puntata senza Mark? Mark! Mark! Ma ciao, scusa, Franci! Io ho iniziato la puntata e tu dove stai andando? Ma perché siamo già in onda? Ma certo! Ma non mi dici nulla, non mi dici! Ma scusa, io ho iniziato, sai, l'altra volta hai iniziato tu da solo, questa volta! Ma io stavo ragionando qua col presidente, me lo stavo un po' allisciando! Ti mi vedo ha portato in ottima compagnia, come va? Benissimo! Dove mi hai portato? In un ristorante, in questa puntata? Guarda, io stasera ti ho fatto un sorpresone, ti ho portato a Curinga! In provincia di Catanzaro, in Calabria! Perfetto, e sai perché? Ma se non sbaglio... Noi ci siamo già stati! Ci siamo stati! Sì, certo, ci siamo stati! Ma ti ho portato perché...
c'è la 28esima edizione delle pettole, un evento importantissimo. Dai, sì. Ma io l'ho sentito già questo evento, mi hanno detto che lo fanno da 28 anni. Questo evento ci porta indietro nel tempo, con le sue tradizioni, la sua passione, perché qui a Coringa ci mettono tanta passione, la loro storia. La loro storia. Questo evento, il presidente mi può anche dire se ho ragione, nasce per aggregare, giusto? È proprio un momento di aggregazione. Ah, ora capisco perché mi hai portato in cucina, tu mi hai fatto vedere tutto quel mangiare, ma va che in cucina stanno preparando tanti quella roba buona. Sì. Mamma, maledetta dieta. Tra l'altro qui c'è tantissima gente che sta arrivando qui. Qui siamo all'interno della sede dell'associazione per Coringa. Se non sbaglio. Sì, sì, esattamente. Allora, prima di iniziare, fammi salutare il nostro pubblico, a tutti coloro che ci stanno seguendo sul canale 76 di Telemia, a tutti gli amici che ci seguono da tutte le parti del mondo tramite la nostra diretta streaming, perché in questo momento noi siamo in diretta streaming su www.telemia.it, la diretta Facebook, sulla pagina ufficiale di Telemia. Invito sempre a cliccare il like ai nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube. Scaricate l'app Telemia Play, dove troverete tutte le nostre puntate. Potete seguire anche le dirette del nostro format. Salutiamo colui che curerà la parte tecnica di questo nuovo speciale, di Calabre Sando 2024, la Calabria che non ti aspetti. Il nostro operatore Lorenzo Valente, riprese e montaggio. Tutto il nostro staff, il nostro editore e direttore di Telemia Giuseppe Mazzaferro e il nostro regista Ilario Chiera. Ora dobbiamo iniziare questo speciale, non vedo l'ora, Franci, non vedo l'ora perché qui c'è tanta bella gente, ci sono degli odori, dei profumi straordinari che non so se voi a casa tramite il microfono lo sentite questo profumo. Però adesso noi glieli faremo proprio arrivare. E al nostro fianco c'è lui, la mente, colui che guida questa grandissima associazione per Coringa, l'amico Vincenzo De Nisi, che ritrovo con piacere qui davanti alle nostre telecamere dopo il grande successo di Vicolo e Gusti. Sì. Ben ritrovato, sì, presidente. Voi ritrovate tutti e due. Grazie. E ci ritroviamo per questa bettola. Grazie a tutti i nostri soci, perché senza di loro non potevamo arrivare alla 28esima edizione. E noi veramente salutiamo a tutti coloro, a tutta l'associazione, a tutti quelli che stanno lavorando per questo evento, perché qui c'è tanto lavoro, c'è il lavoro di settimane, di mesi per un evento del genere, perché qui c'è tanto lavoro che parte prima. Certo. Ricordiamo che l'evento dura tre giorni. Tre giorni, in occasione. Si tiene ogni anno allo stesso periodo. Sì, no? In occasione della Fiera dell'Immacolata, tre giorni di bettola. La bettola poi lo spieghiamo a fine puntata, come è nata allora, questa cosa, questo evento. Parlava della Fiera dell'Immacolata, no? Che nel dialetto si dice Fiera d'Immacolata. Fiera d'Immacolata, in dialetto giusto, Fiera, dici bene. Ho studiato. Quindi amici di Calabria, amici che ci guardate dall'estero, restate sintonizzati sul nostro canale e guardatevi questo speciale bellissimo che dedicheremo alla 28esima edizione della bettola. Evento organizzato dall'associazione per Coringa, un'associazione che opera tutto l'anno in questo territorio meraviglioso. Andiamo, ci accompagni in cucina, perché sono curioso e soprattutto voglio far vedere agli amici che ci stanno seguendo da casa quello che la gente poi sta mangiando. Andiamo, seguiteci. Per chi si fosse sintonizzato ora sulla nostra emittente, siete con Calabre Sando, la Calabria che non t'aspetti, edizione 2024-2025. Siamo sempre in compagnia del nostro presidente, Vincenzo De Nisi. Franci, noi
ci stiamo avviando verso la cucina, ma hai visto com'è particolare questo posto? Guarda, stavo leggendo su ogni porta, guarda che cosa carina, vedi? Rughetta. La rughetta, sì. Poi c'è un prisciune. Pruscino! Come l'ho chiamato? Prisciune. Ma che devo fare? Vabbè, io mi invento il dialetto, signora. Sono stato brava a inventarlo. Che dici? Che Pruscino! Petra Chiana! Non ti preoccupare, su questo ti aiuto io. Allora, dov'è la cucina? Andiamo. Andiamo. Io già lo so dove è la cucina. È perché l'hai vista prima. Caro presidente, ci siamo. La cucina la vedo ora, la vedo vicina. Siamo arrivati in cucina. Ricordiamo dove siamo, agli amici che ci sono. Siamo a Coringa, nella sede dell'associazione per Coringa. Dell'evento? Della Bettola, 28ª edizione. A cura? Dell'associazione per Coringa. Diciamolo sempre, importante. Diciamolo che è importante. Ma guardate quanta gente lavora per queste tre serate, no? Questa è la serata principale. Siamo proprio, è un sabato sera. Quante persone ci saranno? Tantissime. Tantissime persone, facciamo difficoltà a contare adesso perché... E nonostante la tanta gente, l'associazione per Coringa... Guarda, sono tutti col sorriso. Tutti col e sorriso. Poi ti posso dire, gli eventi per avere successo, giustamente, devono avere tanta partecipazione. Tanto. Ma poi guarda come sono veloci, sì, stanno consegnando il cibo ai presenti, alle tante persone che sono accomodate a tavola. Anche se perché praticamente le persone che aspettano fuori, aspettano che quelli dentro terminino per poter entrare. Giustamente. Perché, la possibilità di farli entrare tutta la volta non è possibile. È una bella serata perché la gente si sta rilassando, sta mangiando bene. Ma guardate quanto. Allora, seguitemi qui. Andiamo. Facciamo vedere a casa. Ma guardate, amici di Calabria, quante cose buone, mamma mia, questo è il mio mondo. Guarda, le olive schiacciate. Questo. Tu sei l'amante dei formaggi. Sì, io sono l'amante del formaggio. Formaggio. E queste olive. Queste. Peperoni. Peperoni. Tu non ti preoccupare, che per il cibo ci penso io. Invece e da qui a chi abbiamo? Il nome? Antonio. E invece qui? Carlo. Ma che bella, guarda, che bella. Si respira un'aria proprio di familiare. Ma la cosa bella che già io ho conosciuto questa piazza in occasione di Vicole Guste, no? La cosa bella è che quando vengo qui hanno tutti il sorriso stampato sulla bocca. Sulla bocca. Allora, sai cosa noto io? Che hanno tutti questa passione di vivere l'evento e di farlo vivere a tutti, non solo i curinghesi, ma anche alle persone che vengono da fuori. Questa è una situazione veramente operativa, ma sono sì, bravissimo. Ma sono velocissimo. Hai visto come stanno andando? Sì, sì. E c'è tantissima gente. Allora, continuiamo perché qui questa è diciamo, la parte antipasti, no? Poi abbiamo il pane Casareccio. Eccolo qui. Ricordiamo qui. Che sono tutti diciamo che sono prodotti a chilometro zero, made in Calabria, made in Coringa, quindi tutti prodotti locali. Qua me lo conferma la signora. Ok. Il meglio del meglio. Il pane, bene. Ma qui a Coringa si mangia bene, Noi, sì, lo sto vedendo. Povera, ma saporita, ma ricca di sapore. Spiegheremo perché si chiama la bettola, perché la bettola ci porta proprio indietro nel tempo con i cibi poveri, no? Quelli che si mangiavano, che mangiavano i nostri nonni, gli antichi. Gli avventori che venivano alle fiere, rimanevano per una settimana, tutta la storia. È nato proprio per aggregare questi commercianti, vero? Che venivano a queste ferie, a questa fiera. Allora non c'erano camion, tutti questi trasporti eccetera, venivano lunedì, rimanevano una settimana e poi dei paesi vicini, dove andavano? Non c'era né pub né ristorante né niente, né pizzeria, c'erano queste piccole bettole con la frasca, si vendeva il vino locale che era del momento, che era vino bianco, ancora crudo, che è una caratteristica. Il novellino bianco. Sì! La cosa bella che una volta si divertivano con poco, non come adesso, cioè una volta poi, si diverte. Posso dire, signor Carlo, voi mi dovete dire se ho ragione o meno,
Guringa è una forse delle prime città che ha il novello bianco proprio prima di qualsiasi altro, sì, è vero? Perché sì, voi sì. lavorate il novello sì, intorno prima, ad agosto. Sì, sì, ma per questo, per questa diciamo festa, per questa cosa, noi si aprivano le botte, come si chiamava, si diceva una volta, con, in occasione della fiera che era prima. Ma quante cose stiamo scoprendo? Franci, stavo guardando, ma queste non sono peperoni, queste sono pomodori, giusto? Pomodori verdi, sì. Ma non si conosce mai più il cibo, a te la fame, perché ti fa perdere la vista. Ci vuole una fiesta. No, ci vuole... no, ci vuole il formaggio, ci vogliono le olive schiacciate e i pomodori. Signor Carlo, noi continuiamo perché ho visto che dall'altra parte ci sono delle belle signore, sempre al lavoro. Sempre con questo sorriso stampato sulla bocca, bellissimo, bellissimo. Continuiamo, continuiamo. Buona serata, Franci. Io sono qui. Dimmi, ti vedo. Antipasti. Vedi che ti lascio con Caterina che ti spiegherà un po'. Perché diciamo a casa cosa stanno mangiando le tante persone che sono presenti a questa 28ª edizione della Bettola, no? C'è un menù ampio. E adesso Caterina ce lo dirà, ma non ho capito, tu cosa ci fai con le olive in mano? Io mangio. Allora, visto, perché, visto che sono in dieta, io lavoro, giusto, visto Caterina, io lavoro e tu mangi. Sì, dai, devono conoscere il menù. Questa è segnata. Detto, Franci, c'è un menù veramente ampio, vasto. Vabbè. C'è tanta di quella roba che veramente la gente può scegliere di tutto e di più. Allora, io parlo con Caterina del menù e Marco invece se lo va a mangiare. Caterina, sono contenta di essere qui con te. Qui io sto vedendo delle cose fantastiche, ho visto, guarda, prima sentivo, è uscito l'oro e per oro mi hanno indicato il baccalà. Il baccalà, sì, assolutamente. Il baccalà che viene curato dall'associazione, cioè viene dissalato, viene comprato naturalmente, non lo peschiamo, viene dissalato con dei lavaggi di acqua dolce in modo che non sia poi troppo carico. Poi viene spezzettato e infarinato con farina bianca e di mais e poi effettivamente assume questo colore bello dorato che vedete. Insomma, è uno dei nostri piatti forti, tutti quanti si mettono in fila già dall'inizio, la prima richiesta è il baccalà. Ed effettivamente, guarda, lo dicevo prima, quando ho detto che saremmo venuti qui con le nostre telecamere per questo evento, qualsiasi persona a cui io l'ho detto mi dicevano: non puoi perderti il baccalà. E allora di anche il resto del menù. Sì, allora, io mi sono attrezzata, sono un'umile cameriera, però a mente non mi ricordo tutto. Allora, abbiamo la trippa alla curinghese, lo spezzatino e il soffritto, che sono i nostri piatti di carne. La trippa alla curinghese è cucinata al sugo con le patate. Lo spezzatino è spezzatino di maiale, fatto in bianco con gli aromi, come per esempio l'alloro. E questi sono i piatti di carne. Poi ci sono posedda e ciceri, che sono, come dire, autoctoni, perché la posedda già lì è una varietà nostra che coltiviamo in montagna. I ciceri sono da Ocarnito, invece una varietà di ceci che coltiviamo in Marina. Quindi sono proprio nostri, a chilometro zero. Poi diceva le olive sono meravigliose. Ecco l'oro, l'oro di cui parlavamo. Guarda che spettacolo. Che parla da solo. Hai visto come ti penso? Da un bacino. Come mi vuole bene questo Mark. Ecco. Allora Mark, com'erano le olive? Tu che le hai assaggiate? Buonissime, buonissime. Poi ho conosciuto il signor Mimmo. Mimmo che mi ha fatto provare, mi ha fatto provare anche il baccalà. Ma... un sapore unico. Allora, signor Mimmo, qua dobbiamo parlare, dobbiamo ragionare. Ma questo il di chi è sto baccalà? Chi me l'ha fornito? È tutto che mio. Cosa ci vuole pure io? C'è qualcuno lì al tavolo che mi sta aspettando. No, ma dico, chi me lo fornisce? Di dov'è sto baccalà? Vado subito il depliante. Allora poi dato perché subito. Ci va, perché è buonissimo. Posso andare un attimo? Prego, buon lavoro. Volevo farlo vedere a casa. Marco, noi andiamo avanti con questo menù. Allora, dicevamo delle olive, com'erano Mark? Ottimo, fenomenale. Ottimo, ottimo, tutto quest'anno buono. Quest'anno veramente erano eccezionali. Poi ci sono pipi e pomodoro uncugnettati. Questo è il famoso Salaturi, Mazzara, insomma, ci siamo fatti dire dai nostri avventori i nomi tipici. Da noi si chiama cugnetto. Va bene, perché vengono... Qualcuno può capire male a casa. Cugnetto. Dillo bene. Cugnetto, voglio... Allora Marco, scusa, avevo ragione, io avevo visto i peperoni là dentro. Ah, eh sì, ci hai visto bene allora. Quindi non sei giocata. No.
No, allora, questi sono pipi e pomodori ancugnettati, vengono fatti prima. L'ultima settimana, diciamo, di agosto, quando è mancanza, vengono raccolti, spezzettati, messi in un recipiente o salaturi, sotto sale, schiacciati e poi sono al punto giusto da mangiare. Mia madre li fa. Noi li serviamo così come al naturale, però si possono anche fare in pastella oppure fritti, infarinati e fritti. Si sarà capito che è uno dei miei preferiti dalla descrizione. Allora, poi abbiamo il baccalà, l'abbiamo già detto che è oro, pecorino da Amandro, un'altra eccellenza della nostra zona, buonissimo, un pecorino stagionato. E poi chiudiamo con il re della nostra tavola, che è il vino bianco da Guanno. Che dire sul vino? Mamma mia! Siamo i primi in Italia a bere il vino bianco. Possiamo dire umilmente che la campagna l'apriamo noi. Quindi qua a tutti i nostri telespettatori, a tutti coloro che ci stanno guardando su Telemia, venite alla Bettola, perché mangerete bene, troverete un ambiente fantastico, con tante belle persone, sempre col sorriso sulla bocca. Un ambiente veramente dove si respira quell'aria, sì, di una volta, antica, quei sapori, quei gusti di una tradizione. Volta. La tradizione. Caterina, sei stata fantastica, sei stata meravigliosa, il tuo sorriso è sempre magico. Sicuramente a casa ti staranno guardando il tuo sorriso, questo bel sorriso. Quindi fai un appello importante a venire alla 29esima edizione. Vi aspettiamo l'anno prossimo alla 29esima edizione della Bettola. Veniteci a trovare, segnate terza domenica di ottobre. Adesso non ho il calendario alla mano per dirvi le date precise, però venerdì, sabato e domenica della terza settimana di ottobre. E in arrivo al binario 1 il formaggio di Coringa. Oh, come mi pensa Mimmo, non mi pensa nessuno. Ma il pane pure è fatto a Coringa, a chilometro zero. Però vi consiglio di trattarmi bene il mio operatore, perché il mio operatore è il nostro polmone, è la macchina del format. Grazie e buona serata. Ragazzi. Ci vediamo il prossimo anno. Certamente. Sempre qui a Coringa. Certamente, vi aspettiamo. Grazie e salutiamo a tutti gli amici qui della cucina dell'associazione per Coringa. Ciao a tutti, continuiamo. Dopo la bellissima spiegazione della nostra amica Caterina, che ha spiegato tutto il menù, io secondo me ha fatto venire fame a tutti, compresa me. Quanta roba buona, sì. Mamma mia, che mangiare, questo sì che è mangiare. Riprendiamo a raccontare la Bettola. Ricordo che siamo nel comune di Coringa, in provincia di Catanzaro, in Calabria, in compagnia dell'associazione per Coringa. Presidente, noi adesso siamo nella sala, no? Qui tantissima gente che sta degustando il cibo che avete cucinato in queste giornate. Si stanno facendo il bicchierino di vino, perché il vino non può mancare nelle tavole calabresi. Un cibo che non tramonta mai. Non tramonta mai, ma poi
si aspetta proprio questo mese, la terza domenica d'ottobre con la fiera, per poter riassaggiare i prodotti di una volta, diciamo. Ricordiamo che qua si tiene ogni anno anche la fiera dell'Immacolata. L'Immacolata, terza domenica d'ottobre. Il tuo cibo preferito? Il baccalà. Hai visto? Allora, Franci, qua ci sono, allora, qua la sala è distribuita con varie, tante stanzette piccole, sì, no? In ogni stanza ha un nome. Per esempio, qui è sulla Chianu mia destra. Chianu e Mezzalora. Come? Ripeti? Chianu e Mezzalora. No, l'hai detto perfetto. Visto. Okay, wow, sei bravissima. Io queste cose entrerei. Entriamo. Presidente, ci vediamo a fine puntata. Io conosco un po' l'ambiente, vado a prendere un po' di confidenza. Entriamo. Buonasera. Siamo in onda in tutta la Calabria. Lo facciamo? Eccoci. Ma è vino bianco? Che cos'è? È vino. È succo d'uva. Succo d'uva. Allora, i vostri nomi al volo. Io sono Domenico. Mattia. Concetta. Laura. Roberto. Federica. Di dove siete? Io di Culinga. Dico, quindi conosci la bettola. Quindi sono, quanti anni hai? 30, quindi stai partecipando da 28 anni, da quando eri un pischellino. Da quando era piccolissimo. Il passeggino già aveva il succo d'uva qui. Come sta, cosa avete ordinato di buono? Dai. Iniziamo da te. Tutto. Guardate la telecamera, visto che ci stiamo guardando a casa. Tutto. Facciamo assaggiare. Noi siamo di qua, abbiamo portato due coppie di amici stasera che non sono del paese, quindi. Di dove siete? Per farli provare. Filadelfia, salutiamo gli amici di Filadelfia. E il piatto, allora, voi avete ordinato tutto, ma il piatto quello più atteso? Più e patate. Ah, invece il tuo, che vieni da Filadelfia. Dai. Non sapresti. Provare prima. Devi provare tutti. Bravissima, tutti vanno provati. Buonasera, un saluto al volo ai calabresi che ci stanno guardando. I vostri nomi, girate. Allora, guardate la telecamera. Sì, guarda. Sì. Patrizia. Stefania. Cosa abbiamo mangiato di buono? Fagioli e formaggio. Anche per te lo stesso menù? In realtà non è mai arrivato nulla. Ah, ancora lo stiamo aspettando. Di dove siete? Di Iacurso. Io posso dirle una cosa, Iacurso, c'è il gelato più buono. Ma là ci sono due, c'è il regno del gelato, il massimo del gelato, sì. La cicala, cosa puoi dire di cicale? E le cicale. Allora, e la formica che non te la dà mica. Ma non fa così la canzone. Non è venuta così. Però... Cicala, quindi salutiamo gli amici. Giacomo Muraco, lo conosci? Lo salutiamo. La sarsa da nunna, no? La sarsa. Ah, la sarsa da nunna, ma è buonissima. Il mio paese. Vedi, da Cicala. Pensa un po' quanta gente c'è stasera qui a Curing. Come l'avete conosciuto questo evento? Siamo da sempre, 28 anni di bello. 28 anni. E tu? No, sono una neofita, me l'ho scoperto. Però dimmi una cosa, come si mangia a Curing? Sì, ma c'è sempre che ancora non abbiamo iniziato. Ancora no, sono in attesa. Io invece sono andato in cucina. È molto buono, vino crudo. Chi guida? Allora, facciamo passare il messaggio. Chi si mette alla guida non deve bere, assolutamente. Bevete acqua. Bevete succo di frutta, ma non bevete alcolici. Buonasera, lo facciamo un saluto in televisione, ma che bello. Non mi avete lasciato nulla. Vi faccio, se volete riordiniamo, vi sedete con noi. La pensata non sarebbe male, no? Faccio un replay. Tele mia. Emittente regionale che andiamo in onda sul canale 76 in tutta la Calabria e la Sicilia orientale. Conosco bene, siete gioiosa come siete, sì. A Roccella. Sì, avete ragione. E ne approfitto sempre per salutare il mio editore e direttore Giuseppe Mazzaferro che ci manda in onda. Il vostro primo cittadino, il dottor Zito, che è una perla di cittadino che vede lontano. Il vostro primo cittadino, il dottor Zito,
il vostro sindaco è una persona lungimirante, saggio come il suo papà. Ci complimentiamo con lui e per il Roccella Jazz Festival insieme al professore. Oh, ma il bicchiere di vino è la felicità, no? No, ma il sindaco di Roccella Ionica, giusto? Il sindaco di Roccella Ionica l'ho conosciuto l'anno scorso ed è veramente una splendida persona. E lo salutiamo, lo salutiamo. Grazie, grazie, grazie. Saluti da Coringa! Grazie, buon mapo a tutti. Allora, questo bicchiere, allora, Francesca, vieni qua, Franci. Infatti, prova il vino perché. Io stavo chiedendomi come mai non mi chiamano a questa tavolata? Allora, le belle sempre in ultimo, le più belle in ultimo. Ah, ecco, le belle donne non si fanno mai aspettare, però. Però noi diciamo il dolce alla fine. Ah, salutiamo questi amici. Sì. E lo facciamo in un modo particolare. Ecco, il mio augurio è che Telemia diventi una TV anche nazionale. Grazie. Oltre che regionale, perché se lo merita. Io la conosco, l'ho vista in embrione la TV, quindi vi siete espansi anche in tutta la Calabria, speriamo che anche in tutta Italia, come ha fatto la Fininvest negli anni Grazie. Passati quando lavoravamo solo per la Fininvest. Quindi viva Telemia e viva la Calabria e viva l'Italia, viva Coringa, viva la Roccella, viva la Bettola, viva la Bettola, e viva pure Francesca, e quindi viva Mark, e viva tutti. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Ma non troppo, se no uno si ubriaca. Mamma mia, che vedono i miei occhi, Franci. Non so, guarda. Che cos'è questo? Spezzatino e trippa. Lo facciamo vedere a casa, fallo vedere a casa. Guardate, vai. Guardate che bontà, che colore. Ma guarda anche il pane, guarda che bel colore il pane. Ragazzi, che bella tavolata, ma voi siete giovanissimi, è bellissimo vedervi a questo evento. Tu stai mangiando con la bocca piena, non si parla, manda giù. Aspetta, ci vuole un bicchiere di vino, aspetta, vai. Beh, piccolino mio, bevi. Ecco qua. Un drink per lui. Sì, il vino è buono. Buono anche il vino. È buono. Il novello. Allora, raccontaci questa esperienza culinaria, gastronomica. No, molto bello. Io di solito vengo, è da 3 anni che partecipo, quindi all'associazione. No, no, molto buono. Il tuo nome, che non te l'ho ancora chiesto? Vincenzo. Vincenzo, hai degli occhi meravigliosi. Ecco, il colore di queste olive. Comunque tutto buono, spezzatino, patate pipo, olive. Tu che stai mangiando? Soffritto di maiale. È leggero. Il tuo nome? Leggeri. Pietro. Raga, vi lasciamo mangiare, buona cena. Continuate, e divertitevi, Marco, ma che stai facendo? Che sto provando sto panare in testa. Ma dove andiamo? Andiamo comunque, troviamo sempre panari. Va bene, sono le tradizioni. Sì, nella nostra tradizione. Poi noi stavo... cosa raccontiamo col format? La tradizione della nostra bellissima Calabria. La storia, la gastronomia, l'arte. I dialetti, la gastronomia, soprattutto la gastronomia. Poi stavo notando, guarda, l'impegno di questa associazione per Coringa. Guarda i dettagli come sono. C'è una valigia lì che è particolarissima. Antiche, di una volta, sì, le valigie che usavano quando partivano i nostri nonni, quando emigravano in altre terre. Allora, stiamo conoscendo le varie postazioni, no? Sì. Qua per esempio di fronte a noi c'è una traccola, andiamo a vedere cosa sta succedendo qui. Buonasera, tutto bene? Buonasera a tutti! Che bella sala, ma che bella guarda. Ecco, il signore è simpaticissimo. Gemma, vengo. Ma che bel signore! Allora, presentiamoci, il suo nome. Beh, io sono Giovanni e vengo da Lamezia Terme, anche se perché ci abito da ormai un trentennio. Sono originario di Nicotera Marina.
La Bettola naturalmente è un appuntamento ormai annuale, proprio fortemente sentito anche dai cittadini di Curinga e dell'Interland. Lei quante bettole si è fatto nella sua vita? Guardi, pochissime, credo che sia la terza questa, ma non solo perché sono un po', come dire, non mi piace fare la fila, ecco. Però stasera volevo essere qui per assaggiare questi prodotti di Curinga, tipicamente come la trippa, come il vino per esempio, che è un vino proprio che si fa solo a Curinga in questo modo, con un gusto particolare, questo vino bianco. Quindi hanno detto che è proprio il succo d'uva, cioè proprio così concentrato il succo d'uva. Certo, e qui Bacco, naturalmente il dio Bacco, sarebbe felice a vedere tutte queste persone che brindano con questo vino bianco, no? Che bello, allora noi con questo saluto, io la ringrazio, le auguro una buona serata, un buon proseguimento e buon cibo. Grazie, buon cibo a tutti quanti. Allora. Grazie. Ma guarda che bella tavolata qui. Hai di visto? Giovani, guarda. Giovani ci stavano aspettando, a braccia aperte. No, è vero, mi confermate? È vero. Vedi che sei con le spalle al pubblico, perché ci stiamo seguendo in tanto in televisione. Allora, come scende questo vino? Buono, buono. È tua d'acqua, stai andando. Vabbè, quello che guida? Se guida è giustificato, se guida. I vostri nomi? Piano. Francesco. Maria. Federica. Valentina. Lucia. Vincenzo. Rino. Tu un jeans e una maglietta, la faccia e questa pole. Sa cantare? Cantaci una canzone, dai. Allora, cantiamo una canzone. Cantante. Allora, riallegriamo. Riallegriamo l'ambiente. Volare. Oh, al tempo, ci siamo? 1, 2, 3. Volare. Cantare. Nel blu, felice, e volavo, volavo felice, e dai, è una serata di festa e di allegria, di cibi buoni. Cosa avete mangiato fino adesso che vi ha proprio colpito il gusto? Di tutto. Noi mangiamo, veniamo ogni anno e mangiamo di tutto. Poi abbiamo la nostra nutrizionista, che però ogni tanto seguitela, allora, sui social. Maria Panzarella. Veramente, voglio un autografo, è un personaggio pubblico. Sì. Tanto ormai chi si mette sui social è un personaggio pubblico ormai. Quanto followers hai? No, pochi ma pochi. Hai iniziato da poco. Allora fate una cosa innanzitutto, qua tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone, 7 like, quindi dovete mettere il like alla mia pagina ufficiale di Facebook, che si chiama Mark con la K finale, Barletta, Mark TV Web. Il carburante lo faccio, non faccio pubblicità, lo faccio alla benzina. Buona cena raga, divertitevi. Buon divertimento. Buonasera. Niente anziani. No, volevo sapere solamente cosa state mangiando. Trippa. Pezzatino. Trippa. Che cos'è? Noi siamo solamente la trippa. Buona? Scende. L'importante è che scende. E lasciamoli a questa cena. La gente quando c'è non vuole disturbare. Non vuole essere disturbata, ma c'ha ragione. Allora, continuiamo? Andiamo. Continuiamo. Senza latte, mette fuori il tuo capone cotti.
Stiamo raccontando la 28esima edizione della Bettola. Ci troviamo nel comune di Curinga, in provincia di Catanzaro, in Calabria. Questo evento che ci sta portando indietro nel tempo, con tutto questo cibo buono, questo vinuzzo con novello. Perché qui è la tradizione del vino novello. Perché noi abbiamo la tradizione, alla Fiera dell'Immacolata si inizia col vino bianco. E allora, pure la buon'anima di mio padre faceva la bettola, questa bettola la facevano perché venivano quelli della fiera, loro non c'erano le macchine, c'era solamente venivano con i carretti, con le cose, no? E quindi dormivano qua, abitavano sotto il carretto, dormivano i Ferrari. E quindi poi andavano in queste piccole bettole. Ma questo è uno un veterano di questa situazione. C'ho 80 anni. Come vi chiamate? Antonio Granata. Un giovanotto siete, un giovanotto. Ma io ho saputo che lei è stato uno dei primi a formare l'associazione per Curinga. Noi siamo stati in tanti che abbiamo, però tutte queste cose, poi l'olivi scacciato, il baccalà, io l'ho cominciato a portare, no? E quindi poi si è cresciuti, perché prima... E come vi è venuto in mente di creare un'associazione come questa? Perché c'era Cesare Cesario prima, che ha fatto una bettola, la chiamava così, no? Ha fatto un po' di trippa, un po' di... che gliela cucinavano. Poi siamo entrati pure noi, io che ero di famiglia di queste cose. Allora quindi poi si è partito, c'era un sacco. Poi che abbiamo avuto tante spallate, però io ancora gliel'ho fatto. Siete duro, siete forti, tosto. E gliel'abbiamo fatta a mantenere, l'abbiamo mantenuto. Allora Franci, l'abbiamo fatta crescere, ci hanno mandato via da tante parti. Allora qui vedo la postazione, qua la camera. La postazione Pruscino. Entriamo? Entriamo. Entriamo. Ecco! Ci sto aspettando. Che bello! Ma che atmosfera bellissima! E facciamo festa! Ma i giovani, ma poi è bello vedere tanti giovani a questo evento. Ciao raga, vi state divertendo? Sì! Viva la bettola! Bellissimo! Oh mamma mia! Ma stiamo. Viva la bettola! Me conosce? Vi posso assicurare che c'è un'atmosfera veramente bella qui. Vedere tutti questi giovani che si stanno divertendo è un qualcosa di indescrivibile, di bello, di straordinario. Questa è la Bettola 2024. Come si chiama? Guarda che bella comitiva! Allora, il nome? Teresa, qui abbiamo Nicola. Nicola, come sta andando questa serata? Questa serata come sta andando? Spettacolare. E che cosa abbiamo gradito di più di questi cibi di una volta? Tutto. Però di più il soffritto. Ah, il soffritto, abbiamo gradito il soffritto. Domandate il motivo. Perché mi hanno detto, domandatevi il motivo. Vediamo la telecamera. Perché è stato cucinato bene. Franci, è bello vedere questi giovani mangiare tutti questi cibi di una volta, no? Qual è il cibo preferito vostro? Qual è? Allora, questa ragazza. Il tuo cibo preferito, via. Pipi e patate. Cibo preferito. Patate e pipi. Patate e pipi. Ma pure la ragazza che si chiama? Anna. Anna re, come ci fatta sta lontana te? Patate e pipi. Patate e pipi. Ma guarda questa compagnia. Grazie raga, buona serata. Guarda vado, qui. Vado. Ma questi sono quelli più scatenati, sono. Tavolo serio, alti livelli di tavolo abbiamo. Figuriamoci visto, gli altri allora. Gli altri non ci può essere mai paragone con il nostro tavolo, è impossibile. Di dove siete? Tanta roba. Facciamo qui un brindisi a tutti quanti. Allora facciamo una cosa, facciamo un brindisi a tutta la città di Curinga e a tutti quei curinghesi, così che vi chiamate, no? Curinghesi, che ci guardano da tutte le parti del mondo. Dai, alziamo i bicchieri.
grazie raga, buon divertimento. Grazie. Guarda che sorriso, me lo riprendi quel sorriso, facciamolo vedere a casa, facciamolo vedere a casa. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua davanti alla telecamera. Lo facciamo un saluto. Bello, bello, Franci. Guarda, ma io voglio restare qui. Che bella festa. Ma che atmosfera. Ma è bellissimo, tutti che scappano. Quanta allegria. Questo è il bello della Bettola di 2024. Qua, ecco. Curinga. No, la sto riprendendo. Come sta andando? Tutto bene? Ecco gli amici della stazione per Curing che lavorano, non vi fermate un minuto. Sì, e guarda, gente. guarda il sorriso, la stanchezza la senti? No bravissimo. Ma quanta gente c'è stasera? Parecchio, sabato c'è sempre tanta gente di sabato. Bellissima, ma questa è una stanza. Per favore trattami bene questa stanza perché dentro abbiamo trovato un'atmosfera bellissima, con tutti questi giovani. Però la cosa che mi ha colpito, la cosa bella, che ci sono tanti giovani che partecipano a questa... Parte di loro studiano fuori e vengono proprio apposta per l'avvento. Ecco, prego. Arrivano tanti giovani a questo evento, cioè partecipano tanti giovani, è una cosa veramente bella. Bravi. Giuseppe, vieni qui, vieni a fare un saluto davanti alle nostre telecamere, l'amico Giuseppe. Eccolo! Denisi, mi correggo, con la I finale. Denisi, figlio del presidente Vincenzo Denisi. Giuseppe, ci ritroviamo dopo il grande successo di Vicolo e Bussi. Come stai? Se abbiamo messo di tonnare, siamo ritornati. Come stai innanzitutto? Benissimo, bene, molto bene. Ma che atmosfera bella che ho trovato stasera. Io non lo conoscevo questo evento, ma è bellissimo, complimenti. Sì, perché si tiene ogni terza domenica per la Chiesa Immacolata. Ed è un evento non solo locale ma proprio a livello regionale che attira veramente tante persone. Quest'anno poi è un grande successo, quindi, tanta gente che hanno raggiunto Curinga da tutte le parti della Calabria. Ci sono tanti paesi presenti. Sì, ci sono arrivati messaggi su Facebook di Catanzaro, di provincia Catanzaro, di Cosenza, che volevano venire. Insomma, abbiamo preso prenotazioni. I giovani, tanti giovani. Questa è un'altra cosa che mi ha colpito. È vero, sì, questa è una bettola molto amata dai giovani, sì. Il tuo cibo preferito qual è? Vabbè, è un po' di tutto, ma sì, non ne ho uno in preferito. Ma voi quando siete partiti, no? Vabbè, tu eri un piccolino quando siete. Sì. Ma immaginavate come associazione che sarebbe diventato un grande successo questo evento? Che cioè sarebbe arrivato alla 28ª edizione? Assolutamente no. Io sono entrato un po' più là, giustamente, perché. Però 28 anni sono 28 anni. E infatti noi siamo già proiettati verso il trentennale, per dire, quindi. Lì faremo una grande festa, mi raccomando, le telecamere di Telemie con Calabresando, perché faremo un evento veramente andremo in diretta. Giusto così, assolutamente. E vuoi dire agli amici che ci stanno seguendo a casa? Beh, voglio dire di l'anno prossimo di tornare, di venire assolutamente, perché questo è un evento unico che negli altri paesi non lo fa nessuno. Questo è proprio un evento curinghese rock. Allora, io ho trovato la novità. È una cosa particolare, con queste stanze, con questi oggetti antichi attaccati al muro. Lì è anche il nome delle vie, dei vicoli. Ci ho passato. Sì. È una cosa particolare, bella che io, bravi. Caratteristica. E soprattutto facciamo un saluto grande e li ringraziamo a tutti i partecipanti, a tutta la gente che ha partecipato a questa edizione nelle tre serate, perché... Allora, guarda, la gente non lo sa, però qui c'è un lavoro che parte da molto prima, parte da circa un mese, c'è un lavoro dietro che unisce tutti, donne, bambine, donne, uomini, tutti quanti, quindi è un lavoro unico, insomma. Bravi, continuate così e seguite l'associazione per Curinga sui social, cliccate il like sulle loro pagine, c'è Giuseppe che pubblica sempre. Grazie e grazie per la splendida accoglienza. Io quando vengo a Curinga da voi mi sento è casa e famiglia. Ed è giusto che sia così. Grazie, ci vediamo il prossimo anno. Assolutamente, puoi già segnare. Ti voglio bene Giuseppe, continuo a raccontare questo perché siamo nel grande finale, anche perché
ci sta aspettando tuo padre per il finale. Quindi bisogna andare. Grazie, grazie, buona serata. Franci, dove sei? Sono qui, eccomi. Allora, eccomi, direi, qui. Allora, questa è la, c'è l'ultima, c'è una, ho visto un angolo bellissimo. Andiamo a vedere andiamo, insieme, andiamo. Sì, andiamo. Ah, guarda questo, scusa, tu vieni qua, ma te lo ricordo. Ma io me lo ricordo. Ma io me lo ricordo, Antonio! Sì, esatto, sono il famoso Antonio di Vicoli e Gusti. Sì. Ricordate del tuo nome, hai pensa visto? Un po' come hai colpito, cioè come si ricorda la mia Francia. Si mi ricorda ha colpi- di sì, mi ha colpito perché un bellissimo ragazzo. Grazie. Con due occhi magnifici. Grazie. E poi perché ha raccontato benissimo quella serata, è stato in nostra compagnia, sì, eravamo al Lenicato, alla postazione, bravissimo, vedi? E poi lui è il componente più giovane dell'associazione, perché lui si sta crescendo in questa associazione, quindi quanti porterà anni? Avanti questo evento poi. Quanti anni? 14 anni. 14 anni. Quanti anni hai? 14. L'hai appena detto. Ma quando eri nella culla, proprio col biberò. Allora guarda, ma la cosa bella, no? No, può stare con noi, lavorate, dovete lavorare voi. La cosa bella di vedere un ragazzo di 14 anni che si impegna così per il proprio paese, per il proprio territorio, no? Per far crescere anche questa tradizione. Quanto c'è di bello in tutto questo? È bello anche perché i ragazzi sono convinto che devono partecipare, perché ormai diciamo che le persone che hanno fatto nascere questa associazione vanno sempre insomma avanti con l'età, e quindi diciamo che l'eredità, ci vogliono dei giovani a cui lasciare l'eredità di questo meraviglioso lavoro costruito negli anni. Ecco, tu che sei un giovane, manda un messaggio importante ai giovani di Curinga e non solo, di avvicinarsi al mondo delle Proloco, perché è un mondo importante e bello, perché è un mondo di aggregazione e poi un mondo di condivisione e di aggregazione, di amicizie soprattutto, di amicizie, perché poi voi siete una grande famiglia, vi volete bene, questa è una cosa, ma lancio un messaggio importante ai giovani. Allora, i ragazzi devono partecipare alle, anche se non ci sono delle vere e proprie associazioni, crearle, creare delle associazioni, se, soprattutto se si abita in un paese piccolo, in un paese che si sta andando a spopolare, riportare vive quelle tradizioni di un tempo e farle rivivere attraverso i giovani. Allora Antonio, io ti faccio i complimenti, però posso dire, faccio i complimenti ai tuoi genitori, perché tutto quello che tu sei oggi e stai dicendo oggi è tutto quello che i tuoi genitori nelle loro tradizioni, nelle loro radici hanno insegnato a te e radicato nel tuo cuore. Come si chiamano i tuoi genitori? Manuela e Gianni. E li salutiamo. Vanno parte loro dell'associazione? Allora, bene, complimenti. Sono parte dell'associazione, però diciamo che mia mamma non è di Curinga, ma mio papà sì, quindi diciamo. Noi le salutiamo. Noi li salutiamo, li salutiamo. Franci, leggevo una frase bellissima sulla loro pagina Facebook, Associazione per Curinga, una frase che mi ha colpito appunto alla storia di un paese, e c'era scritto, vediamo se Antonio se la ricorda. La storia di un paese non finisce mai fino a quando almeno qualcuno non la racconta, almeno fino a quando qualcuno non la racconta. E il nostro amico Antonio la sta raccontando, benissimo. Bravi, bravi, continuate così e continua sempre a credere nel mondo del volontariato, nel mondo delle Proloco, e portate avanti sempre più in alto questo evento, e non solo questo. Voi avete Vicole Cuse e tutti gli altri eventi che organizzate voi come associazione. Grazie. Grazie, grazie Antonio. Ci vediamo al prossimo anno. Grazie. Buona grazie. Serata. Ma quanto è bella, signora mia, che si chiama mi. Come si chiama? Maria, me lo ricordo. Maria, il nome. Dove state andando con queste patate pie? Pipe e patate. Sono al tavolo di giovani che me li hanno chiesti, ma hanno fatto il bis, che erano molto buoni. Sono buonissime, io le ho provate, posso dirlo, buonissime. No, ma perché le patate sono della montagna, quindi la nostra montagna, quindi hanno un sapore che non ha niente a che fare con quelli del supermercato. Che bel sorriso, Ma la signora Maria è così, anche la volta scorsa ha dato questi sorrisi, ce li ha proprio regalati.
È il mio, ce l'ho sempre. Brava. Nessuno me lo toglie. Il sorriso non bisogna mai perderlo, perché il sorriso è la migliore medicina, sì, per affrontare la vita. Certo, certo. Vi lasciamo lavorare. Grazie. E bravi di nuovo, bravi, bravi, complimenti per tutto. Grazie, perché Maria, siete, grazie. Perché siete eccezionali. Grazie. Anche voi. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore, un Maria. Un bacio, lo posso? Voi ce lo allora so. Facciamo un sandwich, facciamo insieme, un bacio insieme, vai. Grazie, grazie. Insieme l'ho da, io l'ho, mi sono buttato avanti. C'ero anch'io. Vieni qua, ormai. Io l'ho dato insieme alla mia Francesca. Te la ricordi quella da Marcello? Ma tu devi sapere che questa è tutta televisione. Mi fate commuovere, ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Buon lavoro a tutti. Il tuo nome, ricordiamo il tuo Francesco. Nome. Francesco. Grazie, grazie, Maria. Grazie, grazie. Guardate, guardate, guardate come viaggiano. Grazie, grazie. Grazie, Maria, grazie. Venite, venite qui, guardate. Oh, ancora sta arrivando gente. Cioè, sì, certo. Nonostante. C'è la fila. Guardate, guardate quanto sono belle queste. La Upasso. Upasso. Upasso che. Upasso che ci porta dove? Dove ci sta portando? Dove ci sta portando? Serre Ciancio, guarda. Stavate dicendo. Allora, noi siamo qui in questa bella tavolata, no? Allora stavo capendo come sta funzionando questa cena. E lui mangia, fa bene. Sei fatto che... terzo piatto. È bravo, continua. Mattia, ma dove vieni? Da Cancello. Da Cancello, guarda quanta gente. Cancello Serra Stretta, giusto? Sì, ho bravissimo. E invece qui abbiamo? Giovanni da Falerno. Giovanni da Falerno, il tuo compaesano. Fammi salutare i miei paesani, sì, tutti i falernesi che ci guardano. Salutiamo. Che ci guardano in TV. Poi? Coringa. Giuseppe da Coringa del Nord. L'unico del Nord è lui. Dove sei? Vicino Novara. E salutiamo gli amici di Novara, perché noi in questo momento siamo in diretta streaming su www.telemia.it, la diretta Facebook. Senti, amico di Novara, questo cibo tipico calabrese curinghese ti sta piacendo? Come... Non sa di poco, sa di tanto, buonissimo. Veramente. Ma dice la verità, si mangia bene a Novara come no, si mangia, non si mangia così come Novara, si mangia in Calabria? No, così no. Si mangia meglio qua. E venite in Calabria! Curinghese anche lui. È curinghese, sì, ma dagli occhi intravedevo qualcosa di Calabria. Si vede. I vostri nomi? Andrea. Catrin. Gemelle? No. Gemelli. Infatti. Un gemellaggio in tavola qui, diciamo. L'importante è che vi state divertendo e state mangiando bene. E poi la cosa bella di questo evento che è la condivisione, no? Si trascorre una serata diversa. L'aggregazione, guarda come sono, no, questi tavoli. Abbiamo tavoli di giovani, tavoli di persone un pochettino più grandi e si sta bene tutti insieme. Una serata dell'insegna della spensieratezza, sì, e dell'allegria, del divertimento. Grazie raga. Grazie. Buona serata. Buonasera raga, ma guarda. Ci sono anche le belle ragazze, ci sono anche le belle ragazze e quindi io direi di conoscerle. Io le lascio a te le belle ragazze, ragazzi, vi lascio in ottime mani. Guardiamo la telecamera, siamo in onda in tutta la Calabria, i vostri nomi. Solo il nome. Angelina. Claudia. Violetta. Ma siete bellissime, posso farvi questo complimento con questo sorriso? Cosa state mangiando? Pipe e patati, baccalà, soffritto, solite cose. Ma voi li sapete cucinare questi cibi di una volta? No. Non siete bravi in cucina? Zero. Questo però vi devo rimproverare. Andiamo a mangiarli direttamente fatti. Ma le mangiare, vabbè, le vostre mamme, le vostre nonne? Sì, loro sì. A casa li fate questi cibi di un tempo? Ogni tanto sì. E qual è il tuo mangiare preferito di una volta?
Pipe e patate. Quello, non si può rinunciare. Sì, sì, sì. Io un commento su questa serata. Vabbè, questo di dove è... siete? Noi di qua, di Coringa. Ah, di cui vi giocate in casa, lo conoscete bene. È un evento bellissimo perché porta tanta gente a conoscere soprattutto non solo questo evento, però quando si organizzano eventi del genere si conosce anche il posto, il territorio. Quindi è un evento di proprietà territoriale perché fanno conoscere il posto, il territorio e i cibi, cioè i prodotti tipici di quel posto. Sì, sì, infatti. Speriamo che vada avanti questa tradizione per sempre. Va bene, io vi lascio cenare, buon appetito e buona bettola. Io direi di chiudere la puntata, sì. Lo facciamo col nostro presidente. Con il nostro presidente, ma non è andato, certo, a finire, ci ha abbandonato. Andiamolo a cercare. Andiamo a cercare? Sì, andiamo. Secondo me cucina. Andiamo a vedere. Andiamo. Franci, eccolo qui il nostro presidente. Lo abbiamo trovato finalmente. Dove è andato a finire? In giro per le... Eri in cucina. In cucina vado dopo. No, hai mangiato? No, ancora non ho mangiato. Non può mangiare i presidenti, mangiano alla fine perché deve stare lì a controllare. Devo controllare che tutto vada bene. Ma il presidente deve dare il buon esempio. È la guida della situazione. Esatto. Comunque spero che... È stato qua. Io... Non conoscevo questa... Tutti quanti, anche voi. Io e Francesca ci siamo divertiti tantissimo, ma non sono tutti presenti, tutta la gente che ha partecipato a questa edizione 2024. Ti faccio i miei complimenti perché è stata una serata bellissima. Ci siamo sentiti a casa, ci siamo sentiti in famiglia. E questa è una cosa bellissima perché siete un'associazione che dove accogliete le persone in un modo impeccabile, incredibile. Questo è bello. Questa è proprio l'associazione che porta a tutte le persone che vengono qua a trovarsi a suo agio e allo stesso tempo di famiglia. E poi posso dire una cosa, Presidente, è stato bellissimo vedere la partecipazione di tanti giovani. Abbiamo visto delle tavolate di giovani che si sono divertiti tantissimo a mangiare, a bere il buon vino. Ma come dicevo prima, i giovani aspettano questa manifestazione che a ottobre ogni anno porta la bettola avanti. Allora, Presidente, noi abbiamo raccontato la bettola, ok? Tante persone ci stanno seguendo non solo in Calabria ma in tutta Italia e in tutto il mondo. La bettola, che cos'era? Cioè, come è nato questo evento della bettola? Perché l'avete chiamata? Perché è nata l'iniziativa di creare questo evento? Perché una volta, come nei tempi diciamo molto, molto antichi, diciamo, la bettola si apriva nell'occasione della Fiera dell'Immacolata, aprivano queste bettole per far mangiare tutti i Ferrari, come ha detto prima lei, i Ferrari che venivano a portare per fare la fiera, insomma, ecco, dove c'erano gli fiera degli animali, dove si poteva comprare la dote per quanto riguardava le donne che si dovevano sposare. Un'antica tradizione che noi come associazione abbiamo ripreso e cerchiamo di portarla sempre più avanti, insomma, con le nostre forze, con tutti i soci che io ringrazio. Quanto durava questa? Sempre tre giorni. Pure una volta fai conto che una volta i Ferrari si fermavano qua a dormire pure, quindi la mattina erano già i giorni di prima visione, si alzavano e giravano, ma aprivano le bettole per poi farli mangiare. E a mangiare allora cosa mangiavano? La trippa, il baccalà, i cibi poveri di una volta. Che cucinavano i nostri nonni. Esatto. Che però si chiamano cibi poveri, però arricchiscono di sapore il nostro piacere. Anche perché qualche giovane, giovanissimo, diceva che cos'è sta trip, che cos'è questa baccalà. Tutti i cibi che avete cucinato voi della sezione. Ho visto tante signore, tante persone al lavoro, sì, a cucinare questi. Siamo entrati nella cucina, abbiamo toccato con mano. Sì, dei piatti veramente buonissimi che noi abbiamo
provato nel momento di pausa, il baccalà, lo spezzatino. Sicuramente cucinate dai soci dell'associazione che ce la mettono tutta, insomma, per fare bella figura, sia noi che quelli che vengono a gustare questi cibi nell'associazione. Io direi di chiudere questo speciale di Calabresando, la Calabria che non ti aspetti, e questo è un format di Provesia Territoriale che racconta la Calabria bella, la Calabria genuina. Diamo lo spazio, ecco, è una vetrina a quella Calabria che si conosce poco. E noi stasera in questo nuovo speciale vi abbiamo fatto conoscere un evento unico e straordinario che secondo me non tutti conoscono. No, da stasera lo conosceranno intanto grazie alle nostre telecamere. Noi ti ringraziamo per la splendida accoglienza, grazie per averci invitato. È sempre un piacere venire in questa meravigliosa piazza, in questo meraviglioso territorio. Grazie a te e a tutti quanti voi che ci onorate della vostra presenza e allo stesso tempo ci fate sentire ancora più grandi portando la nostra associazione. No, è bello perché poi a noi ci seguono tanti calabresi nel mondo, in Italia, e quindi pure è un modo per far sentire a loro vicino la loro terra, no? Soprattutto a quei curinghesi che ci guardano da tutte le parti del mondo, che ci sono tanti emigrati che magari non sono a Curinga, però che grazie al nostro ti posso dire alla nostra puntata guardano alcuni aspettano questa fiera per poter venire fuori. Da fuori vengono le persone, che non so se hai intervistato qualcuno, c'è qualcuno che già da fuori è venuto a posto per la sì, tantissime persone. Per questo dico che grazie alle nostre telecamere, pure per chi non è potuto venire, sì, lo gusta tramite la telecamera, e magari prossimamente run sentono l'odore, questo profumo, i sapori, si ricordano, ecco, di questa tradizione che ci porta indietro nel tempo, no? Ed è bello farlo vedere, e ti ripeto, è bello farlo vedere ai calabresi e ai curinghesi che ci guardano nel mondo, che sono tanti, perché sai quanto è bello far sentire la propria terra vicina, sai come sentono la mancanza di questi eventi, e voi siete bravi perché lo state portando avanti nel tempo e portatelo sempre più in alto. Siamo riusciti, insomma. Bravi. Seguitevi, ripeto, la pagina social dell'associazione, potete trovarla sia su Facebook sia su Instagram, Associazione per Curinga. Troverete tutti i loro eventi le loro iniziative che organizzano durante l'anno. Grazie a tutta la tua associazione, siete un gruppo meraviglioso, siete una squadra fantastica, una a tutta la città di Curinga. Salutiamo il primo cittadino della città di Curinga, no? E tutta l'amministrazione. Come si chiama il primo cittadino, il sindaco? Il sindaco si chiama Elia Carmelo Pallaria, che ha patrocinato l'amministrazione, e il consiglio regionale della Calabria che ha anche patrocinato questa manifestazione. Salutiamo a tutti. Salutiamo tutti. Tutte le persone che hanno partecipato a questa 28esima edizione della Bettola, e diamo l'appuntamento alla 29esima edizione della Bettola, edizione 2025. Vi vogliamo tutti a Curinga, in provincia di Catanzaro, in Calabria. E noi ci saremo. È arrivato il nostro amico. Noi chiudiamo alla grande, chiudiamo in bellezza. Eccolo, facciamo questo brindisi. Ringraziamo il presidente Vincenzo Denisi. Salutiamo colui che ha curato la parte tecnica di questo nuovo speciale, la Calabria che non ti aspetti, Lorenzo Valente, riprese e montaggio, a tutto il resto del nostro staff. Salutiamo il nostro editore e direttore di Telemia, Giuseppe Mazzaferro, il nostro regista Ilario Chiera. Cliccate sempre il like ai nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube, ogni giorno sempre di più. Scaricate l'app Telemia Play. Se volete le nostre telecamere nelle vostre piazze, volete portare il vostro evento in Calabria e nel mondo, contattateci o tramite la mia email, che trovate poi durante il corso della puntata, oppure troverete tutte le informazioni sulla mia pagina ufficiale Facebook, Mark Barletta, Mark TV Web. Mark con la K finale. Mark con la K finale, sì. Detto questo, aspetta, ci sono i saluti alle mie bambine, a Marina e a Serena. Mamma vi ama e vi mando un bacio. E adesso possiamo fare il nostro brindisi. Prendiamo. Prendiamo. Viva la Bettola, viva Curinga, vivi calabresi. Al prossimo anno, sempre qui a Curinga. Grazie all'associazione per Curinga. Salutiamo il nostro pubblico.
al prossimo anno e al prossimo speciale con Calabresando, la Calabria che non ti aspetti, col vostro amicone Marco Barletta Mark, Francesca Valia Franci. Ciao a tutti, ciao. Alla prossima, cin 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 Francesca, va. Grazie, via. L'associazione per Curinga vi dà appuntamento alla cielo incontrano il cuore, montagne e pianure toccano il cuore, è la Calabria a raccontare storie magiche da non scordare. Calabresando, vieni con noi, sapori e colori, viviamo di eroi, con Marco alla guida esploriamo la via, tra arte, storia, risate e magia. Antichi c'è vita e calore, artisti dipingono passione e amore, piatti fumanti che sanno di casa, un viaggio nei sensi che mai si riposa. Calabresando, vieni con noi, sapori e colori, viviamo di eroi, con Marco alla guida esploriamo la via, tra arte e storia, risate e magia. Antichi c'è vita e calore, artisti dipingono passione e amore, piatti fumanti che sanno di casa, un viaggio nei sensi che mai si riposa. Calabresando, vieni con noi,